Marta Gambella, siamo arrivati a Oklahoma City, è stato un viaggio molto lungo dopo la preparazione di Saronno che è stata molto utile. C'è un po' di stanchezza, immagino, perché il viaggio è stato anche abbastanza complicato. Siamo arrivati sui campi di questo bellissimo complesso. Questo è il campo principale della ASA USA Softball, quello dove si giocano le partite degli Stati Uniti, quello dove si giocherà la partita della finale di questo campionato mondiale. E cambia tutto, perché fino all'ultimo giorno pensavamo di avere quattro gironi, di giocare quattro partite. Ne giocheremo invece 7 con un girone da 8 squadre. Si parte subito fortissimo con Australia, Stati Uniti e Cina. Sono cambiate anche le sensazioni dopo queste notizie? Beh sì, soprattutto notizie venute, come dici tu, all'ultimo momento. L'abbiamo scoperto in mattinata quando siamo partite e l'Italia secondo me è pronta ai cambiamenti. Affrontiamo una partita dopo l'altra, c'è sicuramente una differenza, nel senso che alla fine sapevamo che in due giorni ci giocavamo la possibilità di appunto entrare nelle prime 8 e quindi andare avanti. E qui abbiamo 4 giorni molto più intensi e iniziamo subito con 3 partite forti, ma magari questo ha anche il suo lato positivo. Iniziamo ad affrontare dei grandi giocatori, magari con meno pressione sul risultato, e speriamo poi di ottenere alla fine quello che veramente vogliamo e quello che sappiamo fare e metterlo in campo. Facciamo un passo indietro, torniamo a Saronno. Sono stati 4 giorni molto intensi in cui però a un certo punto ti sei anche arrabbiata perché la squadra non ha reso come avresti voluto, poi l'ultimo giorno è cambiata. Credi che la tua strigliata abbia funzionato e adesso come le hai viste dopo i primi contatti con questi campi? Sì, sono ragazze giovani, quindi ci sta che una giornata non vada tutto al meglio. Le ho rassicurate sicuramente sulla loro capacità, stanno qui e sono state scelte perché sono capaci e devono solo giocare, divertirsi e mettere in campo quello che hanno, soprattutto il cuore e la scritta Italia. E hanno reagito bene, abbiamo fatto dei belli allenamenti, grazie anche alla possibilità che ci ha dato il Saronno di lavorare lì, sul loro campo, mettendo a disposizione campi perfetti, mangiare stupendo, persone comunque disponibili. Un ringrazio particolare anche a Greta che ci ha aiutato nella mattinata a fare due allenamenti sicuramente importanti, fare dei turni con loro, con lei, per le ragazze è stato fondamentale. Si è arrivati qua, viaggio lunghissimo, le ragazze stamattina abbiamo fatto un allenamento per appunto iniziare a vedere un po' i campi e stare un po' sul campo con questa temperatura, un giorno per adeguarsi e domani si parte. Quanto inciderà secondo te anche temperature e umidità? Fra l'altro la prima partita a mezzogiorno, quindi con il sole proprio a picco, come in questo momento peraltro. Ma in questo momento sì, cioè so che sarà una cosa che potrebbe creare qualche problema, ma in questo si parte pari, il caldo è per tutti, quindi andiamo avanti e giochiamo. L'ultima cosa sull'atteggiamento tecnico che terrà la squadra e anche magari tattico, che Italia vedremo? Un'Italia che andrà per picchiare la palla o per metterla in gioco? Che cosa hai in mente? Ma il mio gioco, per chi mi conosce, anche quando giocavo è un gioco molto più di giochetti e strategie varie. Abbiamo diversi giocatori che comunque hanno la possibilità di toccare bene e lungo la palla, quindi cercheremo di sfruttare anche loro, magari prima mettendo qualcuno sulle basi e dando la possibilità a loro di poter utilizzare la mazza. Però sai, si giocherà partita con partita, vedremo che lanciatori affronteremo. Purtroppo il livello questo è particolare, non si riesce da prima a sapere chi si incontrerà e quale sarà il livello di determinate squadre, e stamattina abbiamo visto qualche squadra allenarsi e vediamo, insomma, da domani si vedrà in campo e quindi riusciremo anche a studiare un po' l'avversario.